Amiche, amici di Rossini TV, un sabato pomeriggio insolito qua in piazza, nella piazza centrale di Osteria Nuova, per il 30° raduno interregionale Bande, una iniziativa che parte appunto da Osteria Nuova, da Montelabate, e la banda di Montelabate invita ogni anno da 30 anni due bande che possono essere italiane o anche addirittura internazionali. Quest'anno sono due bande italiane, le andremo a conoscere, ma l'occasione sarà importante perché ci sarà anche la consegna ufficiale di un defibrillatore che verrà donato dall'associazione Le Strade di Luca al comune, alla frazione di Osteria Nuova, e di conseguenza tutto questo succederà in questa bellissima situazione del raduno delle bande. Ascolteremo musica, ascolteremo gli inni, conosceremo le città di provenienza delle bande, intervisteremo sindaco e tutti quelli che ci racconteranno meglio questo sabato pomeriggio qua a Montelabate, a Osteria Nuova di Montelabate. Siamo col sindaco di Montelabate, Cinzia Ferri. Sindaco, un momento importante, abbiamo appena assistito alla consegna ufficiale della chiave, all'installazione di questo defibrillatore che, come si dice sempre, si spera che non serva mai, ma quando serve deve esserci e deve essere efficiente ed è una ricchezza per il territorio. Sì, sono molto felice di aver fatto ufficializzato questa consegna, perché era anni che volevo creare il progetto Comune Cardioprotetto, perché ritengo che sia una delle cose più importanti e fondamentali, e soprattutto nell'immediatezza, che possono cambiare le sorti di una persona. Ultimamente abbiamo fatto tutti gli impianti sportivi del nostro comune, sia quelli all'aperto che al chiuso, li abbiamo già dotati di defibrillatori. Oggi, grazie all'associazione Le Strade di Luca, siamo riusciti a installarlo il primo all'aperto nella piazza qui, Piazza Lombardi, Osteria Nuova, e sono veramente tanto felice, anche emozionata, perché speriamo che non serva, però se dovesse servire almeno ce l'abbiamo, e quindi magari possiamo modificare anche il percorso della vita di chi ne ha bisogno. Questo raduno interbande nel quale tutti gli anni la banda, il corpo bandistico Rossini di Montelabate invita come ospiti delle bande del territorio italiano, ma anche addirittura dall'estero a volte. Sì, oggi è il 30° anniversario, cioè l'anniversario della 30ª edizione delle bande del raduno interregionale. Quest'anno abbiamo la banda che viene da Arezzo e una da Torino. Doveva essere presente anche la banda del comune di Homburg, con il quale è un comune gemellato in Germania, ma per problemi, per problematiche all'ultimo non sono riusciti a venire. E abbiamo ospitato anche bande importanti che venivano dall'America. Quindi è un raduno unico nella regione Marche. Infatti ho visto che è arrivato anche l'assessore il consigliere Biancani della regione, perché ha patrocinato l'evento anche da loro. Che dire, una giornata piena di impegni. Questa sera alle 21 ci sarà il concerto. E quindi vediamo come va. Siamo con Alan Palombi, presidente dell'associazione Le Strade di Luca. Allora, noi abbiamo dall'altra parte tutti i telespettatori di Rossini TV che si domandano chi era Luca, e va ricordato, e perché siamo e siete qua. Sì, allora Luca Fratanelli Cesaroni era un amico mio e di tutti quelli che stanno dietro questa associazione, perché non sono solo io. È un ragazzo che a 33 anni purtroppo è venuto a mancare per un infarto. E noi abbiamo pensato di unirci e creare l'associazione Le Strade di Luca per ricordarle, per cercare di ricordarlo però con qualcosa di concreto. E dal 2015 abbiamo iniziato un progetto che si chiama Cardiopolitana, che si è sviluppato fino a questo momento solo a Pesaro, che è una rete di defibrillatori pubblici che noi abbiamo donato. Al comune di Pesaro abbiamo donato 13 defibrillatori. Poi altre associazioni ci sono venute dietro e hanno anche loro donato sempre questi defibrillatori. Nel 2021, dopo la pandemia, abbiamo anche fatto un altro progetto sempre con il comune di Pesaro, che si è chiamato Cardiopolitana, che sono stati dei corsi di BLSD gratuiti per la popolazione. E allora, dopo 7 anni di lavoro, abbiamo detto: perché non ci allarghiamo? Abbiamo avuto i contatti qui con il comune di Montelabate e abbiamo detto: ok, è vicino a noi, nel senso ci sono anche dei contatti in questo paese, in questo comune,
e quindi abbiamo detto che doniamolo uno anche a Montelabate e iniziamo a allargare il giro, insomma. E oggi siamo appunto qui per questa consegna ufficiale, c'è il sindaco, naturalmente parte della giunta, e l'occasione è bella perché c'è anche della musica, c'è un momento di vita, perché questo poi è alla fine l'idea, no? Sì, esatto, è ricordare una vita che non c'è più, ma portare avanti nuove vite e cercare anche di salvarle delle vite, perché i defibrillatori noi li doniamo, speriamo che non vengano mai usati, però comunque come scopo hanno quello di salvare una vita nel caso in cui ci fosse bisogno. Sì, questo dai, è un bel momento, che c'è anche la banda, la musica, pensavamo che era per noi la banda, ma dopo ci hanno detto che non era così, ma va bene, scherzo, lo sapevo che era un festival. E niente, sì, quindi andremo a donare questo nuovo DAE in questo comune, siamo contenti, dai. Siamo con il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani, che è qua perché c'è un apporto importante della Regione Marche a questa operazione del defibrillatore e anche perché è un bel momento, stiamo aspettando che ritornino dalla pausa cena le bande per dare il via a questo concerto. Beh, devo dire che le bande sono dei corpi musicali, delle vere e proprie, come dire, ormai orchestre sono diventate. Nel corso degli anni la qualità della musica che loro in qualche modo propongono si è alzata sempre di più. Voglio ricordare che il ruolo delle bande è comunque fondamentale, perché soprattutto nei borghi minori, nelle piccole realtà, sono ormai rimasto l'unico presidio che coinvolge sia le persone più anziane ma anche soprattutto i giovani per quanto riguarda la promozione della cultura musicale. Le bande quindi hanno un ruolo fondamentale, quindi per imparare, per insegnare la musica ai ragazzi, ma soprattutto anche perché rappresentano quello che è un momento di festa in molte realtà durante le varie cerimonie, e senza la banda non è una cerimonia, come dire, una cerimonia è sempre più bella quando c'è comunque anche la banda. Questa sera c'è questo raduno che vede tre bande insieme suonare e devo dire che questa è una bella esperienza, perché c'è comunque uno scambio anche di quelle che sono le capacità, di quelli che sono i pezzi, di quelle che sono la voglia di incontrarsi, di fare festa, di garantire una bella serata, in questo caso qui a Montelabate, Ostia Nuova, dove sicuramente saranno tantissime le persone che parteciperanno come fanno tutti gli anni. Abbiamo catturato dopo la cena Alessandro Del Baldo, pronto già a richiamare tutti i ragazzi del corpo bandistico Rossini di Montelabate, di cui lui è presidente, e ci siamo fatti dire suoni anche, vero? Esatto, suono il sax baritono. Per cui ti vedremo anche all'opera e ti inquadreremo allora. Ok, sì. Allora raccontaci un po' adesso cosa sta per succedere, perché noi abbiamo presentato ovviamente tutta la prima parte del pomeriggio dedicato a questa donazione del defibrillatore, l'installazione e tutto il resto, però questa era l'occasione buona per unire questo momento del defibrillatore a un momento molto importante per il vostro corpo bandistico e per la tradizione del vostro corpo bandistico. Sì, perché da 30 anni noi organizziamo questo raduno in cui invitiamo bande da altre parti d'Italia, infatti si chiama appunto raduno interregionale proprio perché ha questa particolarità. Invitiamo bande da tutte le regioni d'Italia. Quest'anno abbiamo una banda dalla provincia di Torino e una dalla provincia d'Arezzo. E siamo giunti alla 30ª edizione e siamo appunto riusciti in tutti questi anni a creare questo che è un evento molto particolare, storico per la nostra banda, in cui si unisce amicizia, scambio culturale con queste bande che poi ci rinvitano nelle loro località. È ormai una cosa molto molto chiara e molto percepita, lo accennava anche il consigliere regionale Biancani, questo fatto che la banda, che una volta era diciamo un modo minore per occuparsi di musica, invece ha guadagnato tutta una sua dimensione ben precisa. Adesso i corpi bandistici sono delle vere e proprie orchestre, hanno un loro programma stagionale, hanno l'approfondimento di generi musicali, insomma c'è un salto qualitativo notevole, e in questo si inserisce anche una manifestazione come questo. Esatto, infatti la banda non è più quella che una volta faceva solo le processioni, ma oggi siamo, sia noi ma anche altre realtà bandistiche, siamo quasi delle orchestre sinfoniche di fiati e percussioni che si preparano annualmente con le prove costantemente per migliorarsi, e appunto organizziamo concerti, trasferte, sempre per migliorare il livello qualitativo della musica che proponiamo.
Con Giancarlo Bucci, responsabile della protezione civile di Montelabate, chiamato fortemente in causa in senso positivo dal viceconsigliere Biancani, che ha detto che è una cosa molto importante l'installazione, ma è molto importante che poi ci sia qualcuno pronto a utilizzare e intervenire. Ovviamente gli operatori della Croce Rossa sono quelli più intuitivamente dedicati, ma ci siete voi in forze che sapete utilizzare questa apparecchiatura così delicata e così importante. Sì, buonasera a tutti. Io sono stato un promotore di questa cosa e diciamo che il primo incontro con Alan l'ho fatto io, poi dopo chiaramente l'ho portato subito in comune per metterci d'accordo per avere questo defibrillatore, e noi siamo contenti, siamo orgogliosi di avere nel nostro paese questo defibrillatore, perché comunque sappiamo benissimo tutti che è una cosa importantissima avere uno strumento a disposizione al momento opportuno. E chi lo sa usare? Io lo so usare, perché comunque ho fatto per tanti anni il vigile del fuoco, quindi ho fatto i corsi, sono preparato a questo, ma comunque formeremo anche altre persone, perché comunque il sindaco ha già dato la disponibilità di fare dei corsi, però è un defibrillatore semplice da usare, chiunque di noi lo può usare. Poi una volta il defibrillatore lo usava solo chi aveva l'attestato. Oggi hanno cambiato la legge, il defibrillatore lo può usare chiunque se lo sente di usarlo. E dobbiamo essere consapevoli che è un attrezzo che non fa danni, non fa assolutamente danni, fa solo bene, fa solo del bene. Siamo con l'assessore Ramona Penserini, l'abbiamo vista molto molto attenta a seguire tutte le fasi dell'installazione, conscia del fatto che per il comune di Montelabate è un momento importante. È un momento molto importante, infatti, e il sindaco in primis lo desiderava tanto, avere la possibilità di avere un defibrillatore a portata veramente alla portata di tutti. E quindi anche noi ci siamo innamorati di questo progetto che ci ha proposto un po' di tempo fa. È importante sapere come funziona, ho visto che insomma ti parla, quindi tutti saranno in grado di poterlo utilizzare. Infatti questa è una cosa che ha sorpreso un po' anche noi, sicuramente sta sorprendendo anche i telespettatori che stanno seguendo. Il responsabile della protezione civile ci ha spiegato appunto che con un po' di pratica, nel senso che con attenzione e con ovviamente la perizia necessaria a usare un macchinario comunque tecnico, chiunque può utilizzarlo, e questo vuol dire, può voler dire per qualcuno la differenza tra sopravvivere o no. Infatti veramente, lo strumento credo che sia semplice, adesso poi mi informerò un pochino meglio, darà l'opportunità veramente a tutti di poter salvare una vita. Speriamo che non sia necessario naturalmente, però al tempo stesso è veramente uno strumento utile e semplice a quanto pare. Col vice sindaco non parliamo del defibrillatore, anche perché hanno parlato gli altri, l'hanno detto tutti, e invece di cosa parliamo? Parliamo di Montelabate, parliamo delle iniziative, parliamo delle pesche, parliamo delle buone notti, parliamo di cose belle, delle tante cose belle che fate al comune di Montelabate. Certo, sì, le pesche purtroppo la stagione non ha aiutato, perché con la grandine, il maltempo e altre cose sono un po' in sofferenza, non come in Romagna che purtroppo sono messe ancora peggio, però qua a Montelabate le pesche le diamo, diamo il giusto rilievo durante le buone notti, che sono iniziate ieri sera al castello di Montelabate. La prossima sarà venerdì prossimo, appunto alle ore 21, e invece martedì avremo l'ultima edizione, che è stata rimandata anche quella per pioggia, qua a Osteria Nuova in via Unità d'Italia presso la scuola primaria, che sono le storie di strada con sempre l'associazione Monsabatis, dove parleremo delle giornate del 1944 durante la seconda guerra mondiale. Le buone notti sono quattro, tutti i lunedì di luglio, tranne l'ultimo che invece inizierà con la sagra delle pesche, e termineranno le buone notti il 4 di agosto. Siccome tra rinvii, tra messe in onda, tra repliche e tutto il resto, sicuramente i nostri telespettatori saranno disorientati dagli orari e dalle date, diciamo che c'è comunque un riferimento, che penso sia internet e i social, dove si va a cercare esattamente tutto bello aggiornato, tutto quello che succede. Esattamente, anche perché il tempo quest'anno fa un po' le bizze, quindi bisogna guardare se c'è qualche rinvio per motivi di meteorologici. Dal sito, della pagina Facebook del comune, montelabate.net, il sito, ci sono tutte le iniziative, quindi lì potrete essere aggiornati.
Con Gigi Faggi, direttore del corpo bandistico Rossini di Montelabate. Rossini TV, insomma, siamo già in casa. Assolutamente. A lui vogliamo chiedere qualcosa sul corpo bandistico, perché ci piace l'idea che abbiamo già accennato col presidente di questa evoluzione che hanno avuto le bande negli ultimi anni, e di conseguenza vorremmo capire un po' di più sul programma, sull'attività della banda. Insomma, raccontaci qualcosa. Ma noi cerchiamo di stare al passo con i tempi, dato che la banda è un'entità che sicuramente funziona tantissimo. Magari nella nostra regione non è proprio così in auge come lo è stata, come però lo è per esempio nei college americani, dove le bande sono assolutamente presenti e commissionano continuamente brani scritti appositamente per queste bande a compositori di prestigio. Però noi ci rifacciamo un po' a quel repertorio, che si chiama originale per Symphonic Band, e in più cerchiamo di diffondere la cultura musicale partendo proprio dal pop nel territorio in cui noi ci muoviamo, cioè che è quello di Montelabate. Un progetto, secondo me, molto bello che stiamo facendo in questo periodo è nelle scuole di Osteria Nuova e Apsella. Abbiamo consegnato agli studenti degli strumenti in comodato gratuito per 2 anni, quarta e quinta elementare, e noi insegnanti della banda andiamo lì e facciamo una formazione musicale che poi magari potrà portare alcuni di questi ragazzi, quelli che si appassioneranno, a suonare in un complesso bandistico come questo, che comunque dà soddisfazione e dà la possibilità a molti ragazzi che ci sono qui, che studiano in conservatorio per esempio, di esprimersi, di provare a suonare un brano da solista in una condizione in cui si possono sentire a loro agio, per poi dopo andare magari a farlo come professionisti e affermarsi in questo settore, come è successo per molti dei nostri ragazzi che hanno suonato qua. La serata entra nel vivo, tanta gente qua in Piazza Lombardi a Osteria Nuova per il momento clou di questa giornata dedicato al concerto delle 3 bande coinvolte in questo raduno interregionale, in questa 30ª edizione del raduno interregionale. Come sempre abbiamo raccontato tutto con le immagini, le parole e le telecamere di Rossini TV.